Buongiorno ai telespettatori di Voci in Gioco, la nuova web TV 100% lucana. Siamo qui per un nuovo approfondimento politico per la corsa al Quirinale. Abbiamo qui con noi il neosegretario del Partito Democratico Lucano, Raffaele La Regina, che ringrazio per averci raggiunto anche se da remoto. Buongiorno, La Regina. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a Voci Gioco e ai telespettatori. Perfetto, la regina, siamo arrivati alla settima votazione per eleggere il 13° presidente della Repubblica Italiana. Fino a ieri sera si rincorrevano dei nomi dopo l'ennesima fumata nera, tra cui quello di Elisabetta Belloni. Ci può dire un suo parere in merito a questo nome, in merito alla situazione che si sta vivendo attualmente a Roma, al Quirinale? Ma io credo che ci sia in queste ore un problema sul metodo, non tanto la vicenda di Elisabetta Belloni, che pure andrebbe analizzata meglio, capo dei servizi segreti, eccetera, ma quello che è successo ieri mattina con la Presidente del Senato Casellati ha dell'incredibile. La destra si mette in una sorta di angolo provando a competere sul capo dello Stato, ma questa non è una competizione elettorale. Qui stiamo eleggendo il Presidente della Repubblica, una figura che deve essere di garanzia davvero di tutti. Serve un coordinamento tra tutte le forze in Parlamento e non una gara. Peraltro quello che emerge è che il centrodestra sacrifica di fatti la seconda carica dello Stato, Elisabetta Casellati, non riuscendo a trovare i voti necessari nemmeno nella propria coalizione. Ha visto che ci sono stati dei franchi tiratori, chiamiamoli così, come si dice in gergo, ma in realtà di franchi tiratori si può parlare quando ci si riferisce alla vicenda di Prodi. Qui non c'erano nemmeno i numeri per ottenere l'elezione a Presidente della Repubblica, perciò stiamo parlando proprio di un'operazione kamikaze che ha di fatti sacrificato la seconda carica dello Stato. Ecco, gli incontri che ci sono stati, sappiamo, tra Letta, Salvini e Conte, avranno partorito un nome condiviso, condivisibile, secondo lei? È questo il compito della politica. Questa mattina, proprio mentre noi due stiamo parlando, Letta sta incontrando i grandi elettori del Partito Democratico con i quali dovrà in qualche modo delineare un percorso. Con gli altri leader politici va assolutamente instaurato un dialogo che sia di buon senso. Non deve esserci, guardate, nessuna comunicazione strillante, ma anche quello che è successo ieri con i tweet, una donna al Quirinale, ecco, anche utilizzare la vicenda di genere in questa vicenda, io non credo che faccia bene al paese e non fa bene nemmeno al dibattito. Di donne si deve parlare diversamente, credo io. Ma al netto di questo serve che tra i leader ci sia una quadra a partire dalla politica e non dai nomi. Ecco, quindi l'opzione di un nome femminile è ancora in ballo? Ovviamente non i nomi già fatti, ma nomi nuovi, come ad esempio quello della Cartabia? Io credo che, visto l'andazzo, sia preferibile evitare di farli i nomi. I nomi devono uscire dalle schede, i nomi devono uscire soprattutto dalla buona prassi, dalla buona trattativa politica. Stiamo per eleggere il capo dello Stato, non una figura qualsiasi, ed è un'operazione che ha le sue liturgie. Non ci scordiamo che per eleggere Pertini ci sono volute 16 votazioni, per eleggere Saragat 23, Segni 21, anche Oscar Luigi Scalfaro nel 92, negli anni di Tangentopoli, 16 votazioni. Ecco, eleggere il capo dello Stato non è una cosa semplice. Siamo ancora in una situazione di pandemia. Abbiamo l'obbligo e il dovere, la politica ha l'obbligo e il dovere di risolvere subito determinate situazioni con responsabilità. Sono sicuro che questa elezione del capo dello Stato arriverà a breve e sarà la migliore per il Paese e sarà di nuovo il Partito Democratico in qualche modo ad avere in qualche modo retto e giocato al meglio questo appuntamento.
Benissimo, io ringrazio il segretario del PD Lucano Raffaele La Regina per il suo contributo e vi saluto. Grazie, arrivederci. Grazie a lei, grazie a voi. Arrivederci.